Avenger contro Francesco Monte, adesso capisco perché Cecilia l'ha lasciato. Primi dissapori all'Isola dei Famosi, Avenger contro Francesco Monte, anche Chiara Nasti la pensa come lei. All'Isola dei Famosi sembra essere arrivata già l'ora dei primi schieramenti. Se Avenger, lunedì sera, sembrava aver preso bene la nomination di Francesco Monte, oggi la reazione della stessa mostrata al Daytime pare confermare il contrario. Passeggiando sulla spiaggia insieme a Chiara Nasti, infatti, l'attrice ha dichiarato di provare una forte antipatia nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne. La stessa sensazione, inoltre, sembra averla avuta la Nasti, anche lei come Eva infastidita molto dall'atteggiamento di Monte. Avenger, Francesco Monte? Adesso capisco perché Cecilia l'ha lasciato. L'opinione che il pubblico e anche gli altri naufraghi si sarebbero fatti di Francesco, secondo Eva, sarebbe sbagliata. Il fatto che molti continuino ad identificare Monte come un ragazzo indifeso e innamorato che è stato tradito dalla fidanzata starebbe, di fatto, contribuendo a creare un falso mito attorno alla sua immagine. Stando a quanto affermato dalla Avenger, l'ex della Rodriguez sarebbe tutto all'infuori che debole, anzi. Adesso capisco perché Cecilia l'ha lasciato, dice poi la Avenger, gli ha fatto le corna in diretta. Se l'è meritato. Avenger contro Francesco Monte, il web non la prende bene e si schiera contro l'attrice. Che Francesco Monte fosse uno dei concorrenti favoriti di questa edizione dell'Isola lo si era capito già da tempo. Ancora prima di partire molti quelli che lo hanno inserito nella lista dei papabili vincitori di quest'anno. Vero è che è ancora presto per dirlo eppure sta di fatto che, se si tiene conto delle reazioni del web, questa ipotesi sembra non essere poi così tanto infondata. Gli utenti di Twitter che hanno seguito il Daytime di oggi, infatti, alle parole di Avenger contro Francesco Monte non hanno reagito molto bene. Tanti quelli che, a due giorni dall'inizio dei giochi, vorrebbero l'attrice già fuori.